Il 10 aprile nostro padre, Oriental James Simpson, ha perso la battaglia contro il cancro. È morto circondato dai suoi figli e dai suoi nipoti. Oriental James Simpson, noto in tutto il mondo come O.J. Simpson, ci ha lasciati all'età di 76 anni. La notizia è stata comunicata sui social dai suoi familiari con poche parole. O.J. è morto da uomo libero, stroncato da una malattia incurabile nella sua residenza di Las Vegas, la città del gioco e dell'azzardo. La sua vita è stata un perpetuo gioco d'azzardo, un viaggio sulle montagne russe. È stato una leggenda dello sport e del cinema, ma il suo nome rimarrà per sempre associato a una delle più grandi vicende di cronaca nera che abbia mai sconvolto il pianeta, ancora dibattuta a distanza di 30 anni. O.J. Simpson porta con sé nella tomba uno dei più grandi misteri dell'America di fine millennio, il duplice omicidio di Nicole Brown, ex moglie del campione, e di Ronald Goldman, suo amico intimo. Nel 1994, centinaia di milioni di telespettatori in tutto il mondo assistettero in diretta all'inseguimento più celebre e iconico della storia. La star dello sport e del cinema cercava disperatamente di sfuggire all'arresto, fuggendo a bordo di un fuoristrada bianco. Immagini nitide che sono rimaste impresse nella memoria collettiva. Simpson è fuggito per oltre 100 chilometri, inseguito da decine di auto della polizia e sorvegliato da un elicottero che ha scandito una sequenza degna di un film. È stata l'ultima scena della carriera cinematografica di O.J. Simpson, che è stato catturato e processato per il duplice omicidio. Il processo è stato memorabile e controverso. Sono stati ascoltati 126 testimoni e analizzati migliaia di reperti. L'accusa contro O.J. era solida, con prove schiaccianti. L'ex campione, già noto per episodi di violenza domestica e per un divorzio turbolento, era accusato di aver brutalmente ucciso la moglie e il cameriere, suo presunto amante, davanti alla casa di lei a Los Angeles. Nella residenza della celebrità, gli investigatori trovarono macchie di sangue dappertutto, sui vestiti e persino su un guanto identico a quello rinvenuto sul luogo del delitto. Quel guanto sarebbe diventato una sorta di salvataggio per O.J. I test del DNA fornirono prove concrete della sua colpevolezza. Tuttavia, il processo fu travolto dal caos, alimentato dalle accuse di brutalità della polizia di Los Angeles contro i cittadini di colore. In un'aula giudiziaria, la difesa riuscì a porre dubbi sulla prova chiave. I guanti sequestrati sembravano troppo stretti per O.J. La corte ignorò la possibilità che potessero essersi ristretti nel tempo. La giuria, composta principalmente da afroamericani, emise un verdetto inaspettato dopo appena 3 ore di delibera, assoluzione per mancanza di prove. O.J. fu scarcerato, ma il suo nome continuò a rimanere al centro dell'attenzione pubblica. Scrisse un libro e concesse un'intervista in cui ammise tutto, mascherando le sue ammissioni come semplici ipotesi. Nel frattempo venne condannato in sede civile a risarcire i familiari delle vittime, un paradosso che rimase in sordina fino al 2007. In quell'anno, Simpson, allora sessantenne, fu condannato per rapina a mano armata e sequestro. Trascorse 10 anni dietro le sbarre, fino al 2017, quando ottenne la libertà vigilata. Da allora ha attirato l'attenzione solo per qualche contenzioso con il fisco, un epilogo stridente per un uomo che ha diviso l'opinione pubblica americana. Restano le gesta sportive e le performance sul grande schermo. Fu un'icona del football americano e un volto noto a Hollywood. Simpson mantenne la sua popolarità anche dopo il ritiro, distinguendosi come attore in film quali L'Inferno di Cristallo, Radici e Cassandra Crossing, pellicole drammatiche di grande successo, in perfetta sintonia con la sua vita. Ma la storia di O.J. Simpson è ora conclusa, con il sipario calato per sempre.